critiche alla modalità di esame prepandemica sono un semplice far notare che noi studenti che quest'anno sosterremo l'esame di maturità abbiamo vissuto quasi due anni e mezzo in didattica a distanza e quindi subiamo e abbiamo ancora con noi tutti i danni che questo ha portato, tutte le ore di studio mancate, tutte le lezioni fatte a metà perché mezza classe era in DAD e mezza no, tutte le lezioni fatte a un terzo perché stavamo tutti in DAD e il docente non aveva modo di confrontarsi con noi, tutti gli argomenti studiati male perché tanto c'era la sicurezza di stare a casa e quindi di poterle risolvere il compito in qualche altra maniera. La critica è questa, oltre il fatto che poi il ministro abbia deciso di annunciarlo adesso. Abbiamo passato 3 anni maggiormente con la didattica a distanza, quindi abbiamo lavorato molto poco le prove scritte, non abbiamo neanche esercitato le competenze che servono per affrontare quello che è un esame scritto. Come sono stati, diciamo, agevolati quelli dell'anno scorso, dell'annata precedente, crediamo che comunque siamo stati svantaggiati anche noi avendo passato un ulteriore anno intero con un avanti e indietro all'interno della scuola, perché anche se adesso dovremmo stare al 100% in presenza, ci sono molte classi che hanno i casi positivi di Covid in classe, quindi stanno in DAD, quindi abbiamo l'esame scritto si affronta con un percorso e noi questo percorso non ce lo abbiamo. Sicuramente l'esame di Stato è un passaggio fondamentale per la crescita di ogni ragazzo, per questo si chiama maturità, ma questo non significa che quest'anno si debbano per forza rimettere gli iscritti, dato che negli ultimi 2 anni noi siamo stati forse quelli più oppressi da questa pandemia, avendo fatto sia terzo che quarto in DAD, o comunque la maggior parte della didattica in DAD, quindi riprendere quest'anno totalmente in presenza e con una didattica avendo molte lacune è stato veramente difficile. La proposta è quella di mantenere gli esami e le stesse aspettative che hanno avuto le persone in precedenza. 2 anni di DAD non hanno di certo migliorato il nostro stato di studenti e di studentesse e di conseguenza non ci sentiamo pronti ad affrontare una prova che ci mette in difficoltà, non soltanto dal punto di vista scolastico ma anche psicologico, perché affrontare una prova scritta dopo 2 anni di Covid, dopo 2 anni a distanza, ci ha messo una pressione veramente assurda. E il problema è davvero il come affrontarlo, perché non ci sono stati dati né mezzi, né modi e soprattutto i tempi. O siamo all'inizio di febbraio e non sappiamo né le prove che faremo né come saranno. Quindi prepararsi in 2 mesi è veramente una cosa impossibile.